Ecco, se Dino De Laurentiis fosse ancora vivo e avesse ancora voglia di fare cinema come l'ha sempre fatto, così come ha fatto quando ha scoperto Al Pacino in un piccolo teatro off di New York, probabilmente gli sarebbe piaciuto un ragazzo, che io lo chiamo ragazzo perché lo conosco da tanto tempo, che davvero sta dando i numeri a teatro. Quando dico numeri intendo dire pubblico, perché salta poi oltretutto dal musical al teatro di denuncia. Dal remember di grandi personaggi legati alla sua grande e bella città che è Roma, ma che però interessano un po' tutto il mondo, ed è Ariele Vincenti, perché Ariele Vincenti è anche uno dei protagonisti della nuova stagione del Teatro Vittoria, con dei Grazie, marocchinate, Marocchinate. che ricorda un po' la Ciociara con Sofia Loren. Avete presente quella storia? Ebbene, Moravia sì. L'ha raccontata, ma era stata già raccontata in effetti, perché è una realtà. Lui parte dalla realtà. Sì. Qual è? Allora, la realtà è che noi raccontiamo nello spettacolo questi fatti drammatici che sono avvenuti in Ciociaria, che purtroppo molte persone non conoscono perché sono rimaste fuori dai libri di storia. E raccontiamo un vero e proprio incidio che è successo alle porte di Roma nel 1944, perché durante l'avanzata dell'esercito alleato per liberare Roma e quindi l'Italia, l'esercito alleato appunto si è trovato davanti alla muraglia tedesca che formava la linea Gustav. L'esercito alleato con le sue potenze militari provava a entrare in questa linea tedesca, ma dopo mesi e mesi di tentativi falliti, non sapendo più come fare, si rivolsero a delle squadre, delle bande di soldati nordafricani aggregati all'esercito francese, promettendo loro che qualora fossero riusciti a entrare nella linea tedesca, gli sarebbe stata data la carta bianca nei confronti della popolazione locale. Quindi questi soldati nordafricani riescono a entrare nelle linee tedesche e quindi dopo fanno razzia di tutto quello che trovano, soprattutto donne, purtroppo. Gli viene dato loro una sorta di diritto di preda e questi migliaia di soldati nordafricani hanno stuprato, ammazzato, violentato migliaia di donne. E noi raccontiamo questa storia che è frutto di una ricerca molto accurata che abbiamo fatto sul territorio insieme a Simone Cristicchi, che è il coautore del testo. Abbiamo intervistato tantissime persone, tantissimi anziani. Io ritengo che ascoltare le storie degli anziani sia un arricchimento, uno dei più grandi arricchimenti che noi artisti possiamo avere. Quindi abbiamo preso tante informazioni, l'abbiamo unita e è nata questa drammaturgia che poi abbiamo sviluppato anche con il regista Nicola Pistoia, in cui io interpreto un pastore ciociaro che a 10 anni dalla fine della guerra racconta a un giornalista immaginario tutto quello che purtroppo ha vissuto. La cosa bella di questo spettacolo, secondo me, che ci inorgoglisce molto e che portiamo in giro per l'Italia dal 2016, è che diciamo, il complimento più bello che riceviamo, al di là della commozione e dell'emozione, è che raccontiamo tutta questa storia senza retorica, anche cercando il più possibile di mantenere un filo di leggerezza, perché quando fai questo tipo di operazioni il rischio più grande è proprio quello di sfociare nel piagnisteo, nella retorica, nel sottolineare un inutile dramma che già è forte di per sé. E quindi siamo veramente molto orgogliosi. Da questo spettacolo è stato tratto un libro edito dalla nave di Teseo, e quindi questa cosa è una cosa che ci inorgoglisce e ci ripara ancora di più delle tante fatiche che abbiamo fatto per raccontare questa storia che appunto ci ha molto responsabilizzato. Ariele Vincenti io lo conosco da quando mi aveva invitato una volta, per una serie di ragioni troppo lunghe da spiegare, in un carcere. Aveva curato la regia usando il penitenziario e quindi i suoi occupanti come attori. Un'operazione fantastica che mi stupì moltissimo. Poi l'ho rivisto ancora una volta, in un musical straordinario. Ha avuto un successo Sì. terribile perché sei stato anche in un teatro che è di mio fratello a Bari, Sì, che mi come ha no, il parlato. teatro Tim. Hanno fatto 3-4, avete fatto 3-4 Sì. repliche a botte di 2.000-2.500 persone alla volta. A Roma, al teatro di Della Via della Conciliazione, Conciliazione, sì. anche lì un pianone enorme. Di che cosa? Qual era il musical? Allora, Forza Venite Gente si Ecco, il chiama, è uno famoso. spettacolo storico, Sì. epico, fatto da 40 anni fa per la prima volta, uno spettacolo ha fatto veramente milioni di E lì hai fatto spettatori. la regia, Sì, però. io ho fatto la regia e ho anche curato un po' una sorta di adattamento drammaturgico più legato ai tempi moderni. Si racconta la storia di San Francesco, quindi è una storia un po' Dimmi la universale. verità, che stai cucinando? Adesso sto facendo la regia di uno spettacolo, si chiama Nasoni, che è dedicato alle fontanelle di Roma.
È un format che loro fanno da 6 anni, finanziato dalla Regione Lazio, e ogni anno si racconta la storia di un quartiere di Roma. Quest'anno hanno deciso di raccontare la storia del Quadraro, che è un quartiere che ha mille storie nascoste tra i vicoli del Quadraro vecchio, che è uno spettacolo itinerante. Ci sono 5 scene recitate in vari luoghi del Quadraro, quindi il pubblico poi si muoverà Ah, all'interno del Quadraro vecchio. come Sarà... attore. No, Quindi il qui faccio la pubblico, regia. no, il pubblico si comporterà come se fosse un Sì, attore. perché diciamo è un po' amalgamato con gli attori, soprattutto nei passaggi tra una scena e Bellissimo. l'altra. E ogni scena è ambientata in un'epoca diversa. Quindi abbiamo la prima scena degli anni 20, in cui si raccontano le comparse di Cinecittà, le prime comparse dei film muti di Certo, Cinecittà, che sta lì certo. vicino al Quadraro. Gli anni 40 si racconta la guerra, perché il Quadraro è stato una grande roccaforte partigiana. I tedeschi la chiamavano il Nido di Vespe. Era il quartiere più temuto dai tedeschi. Poi passiamo agli anni 60 e raccontiamo la storia di questo prete, Don Sardelli, che era un prete tipo San Francesco, che insegnava a leggere e scrivere ai baraccati, bellissimo, e che gli ha fatto assegnare le case popolari. E poi insomma arriviamo fino agli anni 90 con Ma è altre varie soltanto situazioni. l'inizio. Sì. È un attore da seguire? Ariele Vincenti, Teatro Vittoria. Grazie.